Buonasera, buona festa della liberazione, buona Via dei Librai e benvenuti a questa diretta con l'ultimo ricordo di Daniela Tornatore, edizioni Leima. Saluto Daniela Tornatore, l'autrice, Ciao Francesco. Renato Magistro, l'editore, Buonasera. Elena Pistillo. Ciao. Bene, le rose sono alle mie spalle, le ho raccolte questa mattina dal mio giardino. E sono per due persone. La prima, in realtà, sono per tutti coloro i quali ricordiamo oggi, in particolare il sacrificio che in qualche modo ha garantito a tutto a noi questo profumo magnifico di libertà. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Questi sono tempi, che ci ricordano particolarmente il significato più profondo di queste parole. La libertà è un dovere. E per Daniela Tornatore, è l'ultimo, racconto, nel proseguo della presentazione capiremo il perché il valore, delle rose. Elena, prego. Tu sei il mio segreto, la mia emozione, la mia certezza. Sei il mio sogno e la mia realtà, la mia sconfitta e la mia vittoria. Tu sei la mia anima gemella, la mia retta parallela, il mio sinonimo e il mio contrario, la mia stalattite eterna e io la tua immobile stalagmite. Sei la mia felicità vera, il mio buon umore, il mio equilibrio instabile, le mie notti insonni, i miei perché. Ma sei la risposta, la mia sorpresa, il primo pensiero, il posto ideale, il momento migliore. Tu sei la mia tempesta perfetta, il mio incastro naturale. L'ora giusta, il giorno giusto, la parola giusta al momento giusto. Sei il mio mondo, sei casa mia, sei un buongiorno, un bacio profondo, un livido, uno squarcio, la mia luce. Sei la mia guerra e la mia pace, la mia strada senza uscita. Sei un ricordo, un ritaglio di giornale. Un messaggio, una risata, una critica feroce, una litigata e poi un'altra e un'altra ancora. Tu sei la mia storia. Sei il mio destino. Sei tutti i gennaio che non smetterò mai di contare. Sei i miei anni che passano e sei tutte le volte che non te l'ho detto, che tu sei tutto per me. Grazie Elena per questa Grazie tua lettura che ti a porta. lei che mi ha scritto questa bellissima lettera d'amore. Grazie. Grazie Elena, questa tua lettura ci porta proprio al cuore della conversazione. Proprio riprendiamo questa presentazione di questo libro, sorprendente nello stile e nella forma, vorrei dire, che tratta alcuni temi fondamentali di quella straordinaria passeggiata che è la vita. L'amore, il tempo, il ricordo, la memoria, la vulnerabilità, l'imponderabilità e la ponderabilità. E lo facciamo con l'autrice Daniela Tornatore, che devo dire la verità, torna alla Via dei Librai in questa quinta edizione speciale da autrice, non solo da giornalista, ma come membro di questa importante comunità, di questa famiglia, di questo progetto della Via dei Librai. Un'amica, permettetemi, del cuore, a cui voglio particolarmente bene, con la quale amo conversare spesso anche nelle pause pranzo. Ci ritroviamo in un bistrò vicino al mio studio e con la quale amo litigare follemente al telefono. Questa è un'altra cosa importante che va detta. Allora, Un questo libro, ci devo dire la accomuna. verità, che l'ho comprato, non l'ho comprato subito, l'ho comprato dopo la prima presentazione che c'è stata. E
Questo perché penso che un libro, qualsiasi libro, merita tempo. E per questo non l'ho cominciato subito, perché conosco Daniela e ho un'idea, sacra dell'autore, e perché so che ogni libro, contiene qualcosa, custodisce qualcosa di molto bello. E quindi ho voluto, come dire, prepararmi alla lettura di questo libro, che ho iniziato il 6 aprile. In questo libro devo dire che le date sono importanti e quindi cercherò di dare anche dei riferimenti cronologici. E quindi ho iniziato il 6 aprile e ho finito il 13 aprile, ma non perché effettivamente ci vogliono tutti questi giorni per leggere questo libro, dipende poi dalla sensibilità di ciascuno. La pausa, nel mio caso, l'ha dettata proprio il libro, un sogno, anzi un incubo bellissimo. Uno di quelli con la luce dorata e la porporina, un abbraccio, il vuoto e uno di quei sogni proprio che ti fa sudare, che ti scuotono. La rosa, abbiamo iniziato dicendo che le rose erano alle mie spalle, ma in realtà le rose non sono solo alle mie spalle. Le rose sono presenti nel libro, in questa copertina azzeccatissima, vorrei dire, e in un numero che non è casuale. La copertina lo sanno bene gli editori, lo può dire Renato, e gli editori e gli autori, è importantissima perché, è quella che spesso genera questo colpo di fulmine con il lettore. Qui no, qui si va oltre, qui la copertina è sintesi, acuta, dolce, netta, sintesi di un percorso che l'autrice affronta, vorrei dire, mirabilmente in questi 19 capitoli che conducono il lettore in un dedalo di emozioni e stravolgimenti lo cambiano, costringendolo a riflettere costantemente, a porsi degli interrogativi. Che succede? È sparito Francesco, il padrone di casa. All'interrogativo è scomparso. Che si fa in questi casi? Renato, Io, quindi visto che ha aspetta. parlato della copertina e di come questa copertina in qualche modo sintetizzi in modo anche poetico quello che è il contenuto del libro, approfitterei per ringraziare Alessandro Fiore, che è il Eccolo. grafico ce l'ha Che io proposta. applaudo, grazie Alessandro. Ed è rientrato Metà libro è Francesco. suo Eccoci qui. praticamente con quella copertina. Quando si dice il bello della diretta, avevamo detto che era come dire, una presentazione speciale, quindi in questo senso gli effetti speciali non mancano. Dicevo che è un libro bello, travolgente, dal lessico familiare, uno stile affascinante, con una quotidianità. Questo libro ha una quotidianità che è vicina a qualunque lettore e che per questo lo inchioda piacevolmente alla lettura. Per me è un libro musicale, ho trovato un libro musicale. Dicevo prima che si tratta di un percorso, una passeggiata ai e dei tempi nostri. Il primo capitolo, infatti, è il 6 febbraio del 2001, che è una data speciale nel libro e che tocca evidentemente a ciascun lettore scoprire perché questa data è speciale. L'ultimo ricordo è un libro contemporaneo, non solo perché i fatti si svolgono nella contemporaneità. Nell'ultimo ricordo, a mio avviso, la contemporaneità assume una connotazione di vicinanza ulteriore, ancora più forte, una nota di prossimità. Il dolore, l'amore, i sentimenti, i personaggi mi sono vicini, potrei conoscerli, potrei identificarmi con essi. Anna, Paolo, Angela, i protagonisti straordinari di questo romanzo. E prima di porre la mia domanda a Daniela, vorrei solo fare una brevissima, proprio un'istantanea, rapidissima su questi personaggi. Anna, una donna innamorata, capace di tutto, la dolce e rinunciabile archivista della memoria, travolta contemporaneamente dal più bello e sofferto degli amori possibili, capace di custodire la felicità in una scatola e di rigare il volto del lettore. Paolo,
Per Anna, bello ogni oltre ragionevole dubbio, sicuro di sé, forte, accentratore di sentimenti, pilota di una storia d'amore che crede, pensa e ritiene spavaldamente, ma solo apparentemente, di governare. Alla fine, però, per rivelarsi un uomo, per me, straordinariamente uomo, un uomo di un'immensa fragilità e profondamente a disagio per tutto questo amore. E poi Angela, la giornalista libera, l'inconsapevole testimone dell'imponderabile. Daniela, che cos'è per te un libro? Che cosa rappresenta per te questo libro? Ma soprattutto, cosa provi a guardarlo lontano da te, tra le mani del lettore? Tre domande in una più complicata dell'altra. Che cos'è un libro per me? Libertà e piacere e leggerezza. E in questo periodo ne sto leggendo davvero tantissimi, mi rifugio nei libri. Cos'è questo libro per me? Beh, è un po' tutta la mia vita chiusa dentro 144 pagine. Un libro che mi è costato tanto, non soltanto in termini di tempo, perché ci sono voluti 30 anni prima che io riuscissi a partorire un libro. E cosa provo quando vedo altri col mio libro tra le mani? Questa è una domanda molto bella perché è un'emozione indescrivibile che non puoi, cioè, devi viverla per capire che cosa significa. È stato un momento quando è capitato di vedere qualcuno con il mio libro tra le mani, uno di quei momenti che tu non pensi mai che ti accadranno nella vita. Quando poi lo vedi lì davanti ai tuoi occhi, beh, una bella botta di emozione, sicuramente. E succede tutte le Bene, volte che vedo qualcuno con il mio libro tra le mani. e siccome si parla di libri, io mi rivolgo a Renato Magistro, che per la casa editrice Leima, possiamo dire che è di casa la Via dei Librai. Una scommessa, quella sul libro e sulla lettura, che possiamo considerare vinta, Renato, qual è il punto di vista dell'editore? Dell'editore? Allora, io, come dico sempre, pubblico sempre quello che mi piace. E il libro di Daniela mi ha coinvolto sin dall'inizio, tant'è che la prima telefonata che ho fatto a Daniela quando l'ho valutata è stata con le seguenti parole, scusando i termini, sei una stronza, perché avevo ancora le lacrime agli occhi. Quindi, considerato che poi questo riscontro è un riscontro che è venuto anche dai lettori, anche dalle recensioni su Amazon, considerato anche tutto il lavoro che c'è stato dietro, e considerato che alla fine, dopo appena una settimana dall'uscita, siamo dovuti andare in ristampa, purtroppo adesso siamo un po' fermi per via di questa emergenza che speriamo finisca presto, però dico, la scommessa è sicuramente una scommessa vinta e io non posso che essere soddisfatto. Bene, grazie Renato. Allora A tu te. ci riporti sul tema della scommessa vinta al tema del romanzo. Daniela, torno di nuovo da te per chiederti il tema della memoria nel tuo libro ha un ruolo fondamentale. Quando apparentemente possiamo anche perderla per una circostanza imprevedibile, imponderabile, tragica. Sembra che non c'è più nulla da fare in qualche modo, però la memoria può andare anche oltre queste circostanze, grazie anche a degli oggetti. Anche nel tuo libro, se non sbaglio, credi che ciascuno di noi conservi una scatola color pastello con dei fiori disegnati? Io mi auguro proprio di sì, perché i ricordi sono la cifra della nostra esistenza, senza di essi non resterebbe niente. E attraverso questo libro e attraverso il mio studio che ho dovuto fare sull'Alzheimer, perché ho dovuto documentarmi a lungo per scriverne, ho scoperto che i ricordi più profondi, le emozioni più profonde
non vanno via nemmeno quando c'è l'Alzheimer, anche perché pare, dicono gli antichi, che la memoria avrebbe sede nel cuore. Quindi anche quando per un problema imprevedibile come l'Alzheimer, i ricordi, alcuni almeno, quelli più importanti, restano da qualche parte dentro di noi. Detto ciò, per me, io ho affrontato questo argomento, quello della memoria, perché credo da sempre che sia, insomma, la memoria è una cosa seria, ragazzi. Ricordare e conservare i ricordi, tanto più se sono belli, quindi dovrebbe essere semplice, è una cosa seria, o come dice Anna nel libro, sacra. Bene, e quindi voglio dirti, si può amare nonostante tutto. Paolo dice, sarà sempre la mia Anna, nonostante tutto. Certo che si può amare nonostante tutto, anzi il vero amore è proprio nonostante tutto. Amare in condizioni semplici è troppo facile, siamo bravi tutti a farlo in questo modo. Anna e Paolo, a legare Anna e Paolo c'è un amore strano, un po' malato, perché in fondo sono due persone che riescono a sopravvivere solo stando lontani. Però Anna aveva ragione, perché Anna dentro quest'uomo che è così anaffettivo, così crudele spesso con lei, lei è convinta che ci sia invece un cuore grande, è per questo che lo ama, e forse aveva ragione, perché alla fine Paolo ci dimostrerà che è così, ha un cuore anche lui. Bene, io solo mi allontano da te un attimo per ritornare da Renato Magistro, proprio perché vorrei insistere su questo tema del percorso, e mi piacerebbe che in qualche modo lui potesse raccontarci un po' il senso del percorso anche nella costruzione di questo libro. Prego, Renato. Beh, il percorso è, devo dire, è stato abbastanza facile. Ci sono dei libri in cui bisogna, con cui, soprattutto con gli autori, bisogna lavorare tantissimo, perché sono magari dei prodotti grezzi, delle pietre grezze che possono nascondere dei diamanti. In realtà questo di Daniela era già un diamante, perché lei ha uno stile e un approccio alla scrittura di una pulizia incredibile. Lei è sintetica, ma nello stesso tempo ti arriva dentro, proprio ti colpisce, ti entra dentro il cuore. Quindi da questo punto di vista il passo dalla valutazione alla pubblicazione, non dico che sia stato breve, perché abbiamo lavorato tantissimo, l'abbiamo lavorato in fase di editing, però è stato sicuramente un lavoro facile. Con una persona che è comunque sempre aperta a qualsiasi miglioramento. Daniela è una di quelle persone, di quelle autrici che da subito ha capito che alla fine l'editore non vuole altro che il bene del libro, quindi lo ha in qualche modo lasciato alle nostre mani, sapendo che tutto quello che sarebbe successo sarebbe stato fatto per il bene del libro. E non è una cosa da poco, questo denota anche un acume, un'intelligenza dell'autrice sopra il comune. Quindi devo dire, per quanto mi riguarda da editore, devo dire che è stata una strada in discesa, è stato un percorso molto facile nel pubblicare questo libro. A riprova di quello che dice Renato, che ringrazio, è che il distacco dal mio libro è stato doloroso. Io non ero abituata a cose del genere, e il distacco dal libro è stato complicato in realtà per me. L'ho fatto faticosamente, con fatica, non è stato poi così semplice, però insomma mi rendevo conto che era uno step necessario, e quindi è andata, l'abbiamo fatto.
Sì, diciamo che la prima, scusami, la prima frase che le ho detto appena abbiamo iniziato a lavorare è stato: Daniela, da questo momento il libro non è più Non è più tuo, tuo, ma è dei tram, lettori. coltellata. Infatti, Renato, voi già siete stati in giro per la promozione, avete un po' girato già la Sì. Sicilia per la promozione e adesso, ora, diciamo, datami la riapertura già delle librerie, possiamo ipotizzare anche nuove presentazioni. Sì, assolutamente, sicuramente, visto che io ormai abito a Roma da un semestre, sicuramente organizzeremo delle presentazioni qui a Roma, ne avevamo pianificate due, penso che riprenderemo i programmi a breve, nel senso appena Bene. avremo la certezza che effettivamente si potranno organizzare degli eventi e delle manifestazioni e delle presentazioni. Poi aspettiamo con ansia la riprogrammazione delle varie fiere a cui avremmo dovuto partecipare, il Salone Internazionale del Libro di Torino, il Book Pride di Milano, la Fiera del Libro di Napoli, tutte manifestazioni in cui era previsto comunque che l'ultimo ricordo venisse presentato e promosso in qualche modo. In questo senso mi corre l'obbligo di dire che la Via dei Librai Web è la prima fase della Via dei Librai che contiamo di celebrare presto nuovamente sul Cassaro, che è la sede naturale. Oltre che in questa nuova forma digitale, contiamo di e speriamo presto di tornare sul Cassaro e quindi evidentemente anche di presentare l'ultimo ricordo proprio sul Cassaro. Io Assolutamente. torno da Daniela perché il tempo corre e quindi vorrei farle un'altra domanda. Torniamo su un altro personaggio. Parliamo di Angela. Ero nel punto improprio dell'infinito dove si incontrano due rette parallele. L'eternità deve essere questa. Daniela, ad una giornalista può accadere di tutto. La capacità evidentemente è questa, quella di portare con la scrittura il lettore su questo livello. Perdonami se sarò banale, ma voglio chiedertelo, quanto è importante la scrittura, il racconto, la narrazione? Per me personalmente è tutto, tanto che io ci ho costruito su un libro. Raccontare storie è da sempre stata la mia passione più grande, l'ho trasferita su Angela, che è la protagonista di questo libro, che ci racconterà una storia molto importante ed è il suo forte, raccontare le storie, è quello che le riesce meglio e non è un caso se il suo direttore, il direttore del suo giornale, dà a lei l'incarico di raccontare quella storia così importante e così necessaria. Angela lo farà come avrei amato farlo io nella realtà, se mai fosse successa una cosa del genere. Però, come dire, io mi sono tolta lo sfizio facendolo lo stesso attraverso di Angela e mi ha dato delle belle soddisfazioni. Bene, io non so se siamo in tempo per leggere un'altra pagina di questo meraviglioso testo. Domando ad Elena se ci può proporre in un minuto una lettura di una nuova pagina dell'ultimo ricordo. Daniela, che dici? Vai Ma sì, dai. a conoscere Vai Anna. con Anna, vai con Anna. C'è sempre la pioggia nei giorni più felici della mia vita. Chissà perché. Del resto, i giorni felici sembra che arrivano soltanto d'inverno. Ne sono certa, me li ricordo tutti. I ricordi, soprattutto quelli belli, alla fine diventano un'esigenza. Ecco perché di tanto in tanto li spolvero pure, li tiro fuori dalla loro scatola per farli respirare, prima di conservarli di nuovo con cura. È la mia attività preferita. Avrei dovuto fare l'archivista. Piove anche oggi. Sono agitata. Fumerei volentieri un paio di sigarette, ma resisto. Devo tenere a bada il mio stomaco. Potrebbero passare anche anni, ma sarà sempre sottosopra quando devo incontrare Paolo.
Lui invece, tanto per tranquillizzarmi, mi ha già detto che devo fare in fretta perché abbiamo poco tempo. Poco tempo. Siamo le solite. Il semaforo è rosso e ne approfitto per guardarmi nello specchietto retrovisore. Il trucco mi piace. Ci ho messo 2 ore per farlo così. I capelli con questa umidità sono elettrizzati. La giacca a capolino ho qualche filo bianco, ma sono più lunghi finalmente. L'ultima volta che li ho tagliati dopo l'ennesima follia, Paolo mi ha fatto promettere di non riprovarci mai più. Dice che sto bene anche con i capelli corti, ma che semplicemente non sono io. Per una volta mi trovo d'accordo con lui. La sua somigliava tanto ad una dichiarazione d'amore. Peccato che non lo fosse. In ogni caso, mai farglielo notare. È meglio. Mi fermo a guardare i miei occhi e questa espressione l'ho già vista 1000 volte. È quella di un'attesa spasmodica che sta per finire. Se si potesse fare un ritratto dell'amore disperatamente impossibile, sarebbe una donna in mezzo al traffico che corre dal suo amante nell'ora di punta. Grazie. Bene, grazie Elena. Il tempo purtroppo è volato e per sempre purtroppo non esiste. Si può imparare tanto da un viaggio ai confini dell'assoluto, che l'amore è il solo linguaggio che tutti conosciamo e che le parole ci sono sempre, bisogna soltanto provare a dirle. Questa non è soltanto letteratura, è vita di tutti i giorni. La citazione però non è mia, è di Anna. Grazie Daniela, grazie Renato Magistro, grazie Elena. Permettetemi di dirvi, Daniela, ti confermo, le 12 rose rosse te le sei meditate tutte. Grazie alla via dei librai, grazie mille, grazie. Che fate buonasera, parte dei miei ricordi. Ciao. Grazie. Ciao. Finita anche questa.